Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Questa sera prepareremo dei nuggets di pollo che vi verrà voglia di non andare più al fast food a mangiarli, ve lo posso assicurare. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g di petto di pollo tagliati in pezzi grossolani, un cucchiaino di aglio in polvere e un uovo, 40 g circa di pan grattato più altro pan grattato che ci servirà ad impanare i nostri nuggets. Un cucchiaio abbondante di senape di Digione, io ho scelto quella con tre diversi tipi di pepe già macinati all'interno, rosso, verde e nero. Poi ci servirà anche sale e pepe. Per la pastella invece ci serviranno 80 g di latte e 80 g di farina in proporzioni uguali e un uovo. C'è dell'olio per friggere che mi aspetta nella padella sul fuoco. E poi le salse che preferite per accompagnare i vostri nuggets. Mettiamoci subito a cucinare. Ho già inserito il nostro pollo all'interno del nostro mixer, tagliato grossolanamente, mi raccomando. Andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, partendo dall'uovo, la senape, aiutatevi con un cucchiaio a inserirla all'interno, l'aglio in polvere, il pan grattato, potete utilizzare anche del pan carré se lo volete, io non lo avevo e comunque va benissimo anche il pan grattato, e due cucchiai di latte per il momento e poi mano a mano vediamo se il composto rimane troppo duro o meno. Infine un pizzico di sale. Chiudiamo, azioniamo il nostro mixer e maciniamo bene tutto. Ho trasferito il nostro pollo macinato in una ciotola, lo lasciamo un attimo qui da parte. Andiamo a preparare la pastella, così poi tutto sarà pronto per formare i nostri nuggets. Aggiungiamo in questa ciotola la farina, il latte, un pizzico di sale, pepe nero a parte, e un uovo. Mescoliamo bene tutto. Mi raccomando i grumi, la pastella deve rimanere quanto più possibile liscia. Prelevate una piccola quantità. Io mi sono messa una ciotolina piccolina con dell'acqua fredda, perché se il composto dovesse risultare troppo appiccicoso e vi si appiccica le dita, potete tranquillamente bagnarvele e riuscire a modellare bene il vostro nugget. Naturalmente mi raccomando, non devono essere tutti di forma uguale, perché al fast food mica sono tutti uguali. Passiamolo nella pastella delicatamente e nel pan grattato. E appoggiatelo su un piatto. Prelevate un'altra quantità, se non riuscite, che sentite che casomai la pastella è troppo dura e oddio ho paura che mi si rompa fra le mani, aiutatevi pure con una forchetta, nessun problema, passatelo nel pan grattato e appoggiatelo su un piatto, continuate così fino a esaurire tutto il vostro petto di pollo. Il nostro olio per friggere i nostri nuggets è pronto, andiamo ad adagiarli piano piano dentro e cuociamone pochi alla volta per non far scendere la temperatura dell'olio. Ci vorranno 3-4 minuti per lato, non di più. Vi farò vedere il risultato una volta pronti, a dopo. Giriamoli e
lasciamoli finire di cuocere anche dall'altra parte. Eccoci qui, i nostri nuggets di pollo sono pronti per essere gustati. Noi li accompagneremo con un'insalata oppure sono anche buonissimi così. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se vi è piaciuta mettete un bel like al video e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.